Nell'ultimo quarto della notte, la ghiandola pineale è al massimo livello di secrezione. Questo significa che puoi stabilizzarti. Esistono ricerche approfondite al riguardo. Quindi viene chiamato Brahma Muhurtam, o tempo del creatore. Puoi rendere te stesso come vuoi essere. All'interno del sistema umano, a causa della natura della relazione dei pianeti con il Sole e la Luna, stanno avvenendo certe cose nel sistema umano, in quello che è considerato l'ultimo quarto della notte. Consideriamo notte dal tramonto all'alba. Nell'ultimo quarto della notte, in quel momento ci sono dei cambiamenti fisiologici che avvengono nel sistema. Hanno anche scoperto che anche il materiale di scarto nel tuo corpo, come la tua urina, per esempio, in quel momento possiede qualità che non hai in nessun momento della giornata. Esistono ricerche approfondite al riguardo oggigiorno. Quindi l'intero corpo si trova in una certa atmosfera favorevole. Si verifica una produzione naturale di quella che viene chiamata melatonina, che è una secrezione della ghiandola pineale. La ghiandola pineale è al massimo livello di secrezione nell'ultimo quarto della notte. Quindi vogliamo approfittarne. Quindi tra le 3.30 e le 6, o 5.30, o qualunque sia l'ora in cui sorge il sole, è considerato Brahma Muhurtam perché la tua ghiandola pineale è al suo massimo livello di secrezione. Questo significa che puoi stabilizzarti. Nella medicina moderna è visto come uno stabilizzatore dell'umore. Parlavo di come portarti ad essere a tuo agio. Portarti ad essere a tuo agio significa che non sei una fluttuazione. Sei a tuo agio. Questo accade naturalmente in un certo momento. In quel momento le persone vogliono sedersi e fare i propri processi spirituali per ottenere il massimo beneficio. Quindi viene chiamato Brahma Muhurtam o tempo del creatore. Oppure puoi vederlo in questo modo. È un momento in cui puoi creare te stesso. Puoi rendere te stesso come vuoi essere. Quindi diventi il Brahman al mattino, così da poter rendere te stesso come vuoi essere.